Ciao ragazzi e benvenuti in un Oh, nuovo dirty video. horses coming! Benvenuti in un nuovo vlog. Oggi siamo a Spasso. Siamo venuti in un parco a No, fammi Derby. salutare. Ciao a tutti, no, ero concentrato. Stavo No, guardando cosa ragazzi, succedeva no, intorno a noi. c'è sta ragazza che c'ha la maglietta più bella. No, No, non l'ho vista, cos'era? era bellissimo. C'era l'immagine, c'era questa maglietta con l'immagine del Jurassic Park, presente? Sì. Con lo scheletro del T-Rex nero, però Sì. con tipo una tazza di tè. Ed era il T-Rex. Ah, il Il T-Rex, T-Rex certo. è il sogno di Ops. ognuno. Oh no, la mamma ha perso la salsa di soia. E vabbè, salsa di soia ce la Vabbè, faremo. il sushi senza salsa di soia. Siamo senza bambino oggi, finalmente. Ma L'abbiamo non lasciata la babysitter. Ogni tanto ci vuole un po' di tempo noi, altrimenti dove andremo a finire? Non è che si può sempre fare i genitori a tempo pieno, eh? Beh, qui, qui. Aspettate, ve lo faccio salutare. Ah, ma quello è l'altro bambino. Quanti bambini abbiamo? C'è un bambino qua. Un bambino che mangia il tramezzino. Matteo, come si mangiano i tramezzini? Amore! Con la mano davanti alla bocca, bravo. Non Amore! si mangia con la bocca aperta. Che disastro stai facendo? Aiuto! No, non te lo porto via, non te lo porto via, tutto tuo. Lascio, lascio. Tieni, papi, un secondo. Bene, questo vlog parleremo dell'inflazione che è tornata. No, cosa parleremo in questo Io vlog? ho fatto cadere il mais. Vabbè, è un disastrollo. Tieni, tieni, mangia un po' alla volta. No, quindi questo vlog di cosa parleremo? Parleremo di questo bellissimo parco. Vabbè, non solo, però intanto siamo al parco. Insieme al parco. Che è Stiamo già mangiando il qualcosa. nostro solito cibo da asporto, il nostro solito meal deal di quando andiamo in gita. Siamo detti a luglio, riusciremo a mangiarlo fuori? No. No. Cominciato a spiovere un po'. L'ultimo vlog l'ho chiuso, che era una così bella giornata, c'erano 23 gradi, eravamo fuori in giardino e oggi, tac, doveva essere No, bello. quest'estate ha fatto veramente, cioè, bruttissimo. Proprio brutto, ma Gliel'ho tutto. detto ieri che ho finito Dicono che sia l'altro colpa di Raccaro, è lui che ha portato questi problemi meteorologici. vlog. Non strofinare il microfono, guarda che sennò si Dicono sente il rumore. che comunque il suo regno è stato il più piovoso, tipo da quando esiste la corona, grandissimo. Non c'è mai stato così tanta acqua da quando si ricorda. E niente, allora vi facciamo vedere il parco, va bene? Ah, dopo. Ecco, siamo arrivati al Craft Village, che è questo qua, la corte dentro al parco, e dove ci sono un po' di negozietti, ci sarà un caffè, vendono giochi per bambini e niente. Carino però qua. Dopo vi faccio vedere anche il parco. C'è un laghettino dove si può andare in canoa, ma solo i bambini, cioè non possono salire gli adulti sulle canoe, solo i bambini dai 6 anni in su possono andarci. E se perdono i remi e se restano bloccati in mezzo? Comunque molto bello. Cos'è che fanno? Fanno anche dei corsi, delle cose. Non doveva camminare sto bambino? È che c'erano oggetti Ah. comprabili lì allora. Ora può Ho camminare. messo gli oggetti comprabili in salvo. Vai, corri amore, corri. Tra l'altro doveva essere bello, ci sono rimasta un po' male perché dovevano esserci 23 gradi, invece fa freddo. Eccoci qua. Siamo al parco, guardate, è molto grande. C'è un laghetto con il noleggio dei pedalò, vero? Eh sì, Quanto costa un pedalò? 5 Troppo. sterline alla mezz'ora. No, 6 sterline a testa per gli adulti e 3 per i bambini per mezz'ora, vero Matteo? 15 pound per mezz'ora di pedalò, anche In troppo per mezzo ai fare, cigni. esatto, in mezzo ai cigni. È bellino qua adesso, sì, c'è il laghetto, c'è un ciccio e un ciccino e poi c'è sempre il resto del parco. È bello perché è tutto pavimentato, si va benissimo col passeggino, molto grande. È spuntato anche un po' di sole lì in mezzo, eccolo. Andiamo a vedere l'acqua se ci sono le anatre. C'erano un sacco di cigni con i cignetti e anatre con gli anatroccoli. Qui c'è una specie di goape albering, come si chiama? Si va in alto appesi, poi c'è la carrucola che arriva dall'altro lato e poi c'è tutto il parco con la gente con addirittura le tende, lo skate park. Quello deve essere Quello divertente sembra comunque, carino, eh? guarda. Ma
Come vai in alto? Sì, questo 9 pound invece per entrare. Ecco Matteo che è partito col papà dietro. È molto carino qui, questa è l'area piccoli e poi là invece c'è l'area per bambini più grandi. Ecco, questa è l'area per i più grandi, molto carina. Queste sono le canoe che vi dicevo prima, che è un laghetto di canoe solo per bambini. Gli adulti non possono salire, non è tanto grande. Poi immagino che sia alto un ginocchio. Si capovolgono, li vanno a prendere. Comunque non hanno neanche il giubbotto di salvataggio. Ecco, ora ci sono i bambini, guarda quanti. Se la stanno cavando anche abbastanza bene. Questa era la piscina, come vedete è alta 30 cm, comunque era una paddling pool, si chiama, non è proprio una piscina, ma gli stanno rifacendo la superficie, quindi purtroppo è chiusa. Qui ci sono i gonfiabili, le giostre e qua si paga ovviamente. Ah, e le macchinine elettriche che vi fanno fare il giro. A Matteo piace un sacco pucciare le patatine nella salsa. Qualcuno ci criticherà per le patatine di McDonald's, ma sappiate che le ha mangiate tipo due volte in vita sua. Però gli piace un sacco pucciarle, l'abbiamo scoperto al pub. Che buoni! Noi abbiamo preso patatine e gelato. La prima sta usando come cucchiaino. Sì, gli piace la salsa. La barbecue tra l'altro, più che il ketchup. Buona! Teo, vieni? Ta 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 ta. Sta cantando. Io sto provando le scarpe, Matteo sta provando il percorso. Lui quando sta in sentiero difficile strisce di solito. Ma sta stato addirittura in piedi. Bravo. Ciao ragazzi, siamo qui con qualcuno. Io sono andata di sopra a farmi la doccia, dopo mezz'ora li vedo arrivare. Avevo lasciato la cucina perfetta, immacolata, lui già col pigiamino pronto. È venuto su e mi fa vedere questa mano. Cos'hai in questa mano, Matteo? Profuma di cos'è che profuma? Secondo te? Non lo so, spezie, qualcosa di speziato. Dove ha messo le mani, Matteo? Comunque... No, io ero lì, l'ho lasciato fare perché... Perché? Voglio sentire proprio come ti giustifichi. Avevo perché? Male la schiena. Sì. Non c'avevo voglia di prenderlo due o tre volte. Vabbè, dai, fallo, poi metto a posto io, dai. Adesso metto a posto. Assumo la responsabilità. Ok, aspetta. Fammi vedere. Entriamo. Aspetta che cambio la prospettiva del video, Mi sembra l'occasione perfetta per inaugurare questo dual video, ovvero voi vedete la mia faccia, no, ecco, vedete la mia faccia in piccolo qua su, ciao, e vedete soprattutto cosa sto vedendo io. Posso entrare? No, aspetta. Ho un po' di timore. Va bene. Forza. Questo è quello che un bambino di 15 mesi e mezzo può combinare in mezz'ora. Vado? Vai. Vengo? Vieni. Ma cosa è successo? Ma la faccia di come soddisfatto. Matteo? Ci ha lavorato di più. Felicissima. Ma cosa hai fatto? Comunque era tè al limone zenzero, ecco cos'era. Wow, hai svuotato completamente il mobile della cucina. Wow, che bravo, sei stato bravissimo. E tutta questa roba da dove arrivi? Ha trasloccato da via là, io adesso... E tu eri seduto lì, scommetto, perché c'è l'impronta a forma di Luca sulla poltrona. È stato sommerso di regali. È generoso. Matteo, metti tutto dentro adesso? Sì, è lì, metti tutto a posto? Che casino, mamma.
Metti a posto Avevo adesso. tirato fuori anche i Lego, niente, ho voluto fare il Eh no, travaso. più bella la cucina da svuotare. Olè! Adesso le gioie della... Vi faccio un video per vedere il prima e il dopo. Allora, questo è il prima, ovviamente. Come vedete, il salotto è abbastanza grande, ma è molto pieno. Non ho il microfono, scusate, ma dovete vedere più che ascoltare. Questo mobile è interamente vuoto perché non c'è più dentro niente. Questo mobile invece è la scarpiera vecchia in cui adesso abbiamo roba per la casa di tutti i tipi. E poi c'è la mia scrivania che non usa più nessuno. Quindi volevo togliere il piano, spostare questa magari lì, togliere questo e poi vediamo. Il puff è ribaltato, c'è in giro un sacco di roba, ma c'è passato Mister Matteo. Ciao ragazzi, volevo farvi vedere come era venuto il salotto e chiudere il video perché nel frattempo è passato qualche giorno. Eccoci qui, purtroppo oggi è una giornata buia, tra l'altro è Ferragosto, quindi buon Ferragosto a chi l'ha appena passato, insomma. E spero di pubblicare presto questo video, però col piccoletto non si sa mai come andrà a finire. Volevo farvi vedere il salotto quasi finito perché non è completamente finito, più un paio di altre cose che stiamo facendo e poi mi direte cosa ne pensate. Allora, siete pronti a vedere il salotto dopo che ho spostato tutto? Ecco qua, molto meglio. Allora, qui si entra, non c'è più il tavolino che ingombrava. C'è Matteo in piedi sul divano che non dovrebbe esserci. Scendi. Matteo, scendi. Scendi. Comunque, qui c'è il solito divano gigante con un bimbo. Una lampada, la nostra galleria di quadri. Poi, novità. Scendi. Scendi. Novità, abbiamo appeso il quadro. Quello lì sembra piccolo con questa. Con questo. Non lo so, sembra piccolo, ma in realtà occupa quasi tutto lo spazio visto dal vivo. È il grandangolo che lo fa sembrare piccolo. Comunque, quadro che mi ha regalato Luca, mi piace moltissimo. L'abbiamo appeso finalmente, solite piante. Qui c'è lo scivolo di Matteo. Poi vi faccio vedere invece l'altra parte del salotto. Eccola qua. Questa è quella che è cambiata di più, ovviamente. Ho spinto quel mobile lì dietro, che è ancora ingombro di cose, ma non ci fate caso. Qui poi è di solito dove parcheggiamo il passeggino, per quello è tutto vuoto, però potrebbe essere un'area giochi tranquillamente. Guardate quanto spazio c'è ancora. Qui ho fatto una galleria di quadri che ho preso da IKEA, adesso sono ancora le loro stampe originali, ma voglio sicuramente stampare foto anche con Matteo perché l'altra wall gallery ci siamo solo io e Luca. E qui c'è il mobile che la nostra amica Chiara ci ha consigliato di mettere steso, quindi grazie Chiara. E tu che fai? Che fai tu? E quindi invece che essere lì in piedi con un buco in mezzo, abbiamo spostato la mappa della Gran Bretagna, abbiamo steso la mia scrivania, tolto il piano e guardate che carino adesso. Allora, queste bandiere in realtà non mi non lo so, non mi convincono ancora, anche perché coprono i cappelli che c'erano qua. Comunque, quest'angolo è da sistemare, però sono riuscita anche a farci stare la lampada. Abbiamo un bel piano d'appoggio. Matteo ancora non arriva a prendere le cose su, quindi sono davvero molto contenta. Nel complesso, il salotto sembra molto più grande, molto più spazioso. Sono molto contenta. Anche a Matteo piace, piace molto perché può correre in giro, giocare, poi ha più spazio anche lui. Vero amore? Anche su di sopra, in realtà, abbiamo fatto dei cambiamenti su nella nostra camera, ma niente di che. Abbiamo spostato un paio di mobili in giro giusto per farli. Guardate quei quadri dietro, che vi pare. Che ve ne pare quei quadri dietro? Comunque dicevo, abbiamo scambiato dei mobili di posto, ma niente di eccezionale, quindi magari ve li faccio vedere un'altra volta. Adesso vi saluto perché ho già iniziato in realtà a registrare un nuovo video, ma non vi anticipo niente. Abbiamo altre novità, altri cambiamenti in programma e so che è un argomento che vi interessa perché ne abbiamo già parlato in passato e vi è piaciuto, vi è interessato, mi avete fatto tante domande. Quindi nel prossimo vlog vi parleremo di questa novità a cui stiamo lavorando, un altro cambiamento nella nostra vita, nella nostra situazione di tutti i giorni e poi tra poco Matteo inizia anche il nido. Quindi
Quindi a settembre, per chi ci segue, ci sarà la nostra vacanza nel Lake District più il nido che Matteo inizia e speriamo, speriamo che vada bene. Farà una settimana di inserimento, 3 ore lunedì, martedì e giovedì, se non sbaglio, fa una settimana di inserimento, poi noi andiamo via una settimana, purtroppo è capitato così, e poi quella dopo lui inizia il nido. Quindi speriamo, speriamo bene. Allora io vi saluto, Matteo fai ciao! Ciao ciao! E ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Ma che bravo! Vai! Piano, 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 piano. Oh, guarda cosa fai però che ti arriva sul piede. Bravo! Che bravo! Adesso però lo tiriamo giù prima che ti arrivi addosso. Eh no, non penso che quello ci stia. Oh, bravo! Buone le more. Come bevi dalla tua bottiglia nuova? Come si beve? Ah.